Iniziamo questo vlog un po' diverso dal solito. Questo ovviamente è l'unico vlog che vedete, perché poi inizieranno quelli natalizi, praticamente i vlogmas. Io adesso non so se basso. Comunque, stavo dicendo che questo è un vlog, è l'ultimo vlog, perché dalla prossima settimana, che dovrebbe essere il 5, in poche parole ho intenzione di fare i vlogmas, però non metto, cioè faccio praticamente come l'anno scorso, che non metto i vlog ogni giorno, perché è difficilissimo per me registrare ogni giorno, per cui li lascio solo dal martedì, giovedì e sabato e basta. Sono praticamente tre vlog in tre giorni a settimana, per cui dal 5 fino il 23 dicembre iniziano i vlogmas praticamente di Natale, tranne il 9, che vorrei mettere un video che avevo già registrato, e dato che mi serve, cioè in senso lo devo per forza mettere su a dicembre, per cui tranne quel giorno lì ovviamente metterò quel video lì, che non vi posso dire qual è. Comunque, volevo anche avvertirvi che in questo mese e il mese di gennaio non pubblicherò tanti video, per cui i video che non pubblico sono l'8 dicembre, che è festa, per cui io i giorni di festa non pubblico i video, specialmente se riguardano i miei giorni in cui pubblico, per cui l'8 dicembre, che è martedì, non ci sarà nessun video. Poi dal 22, cioè il 22 dicembre, il 24 fino al 28, i miei video non ci saranno sul canale per il fatto delle feste. E giustamente le persone vogliono festeggiare, cioè festeggiare per modo di dire, perché quest'anno è un po' diverso. E comunque, dato che è Natale e sono, diciamo, feste importanti, non pubblico i video, ma credo che lo sapete già, almeno quelli che mi seguono da tanto sanno che i giorni festivi io non pubblico niente. Io di solito, quando devo comunicarvi qualcosa, lo faccio tramite i sondaggi su YouTube, che sapete che c'è, diciamo che puoi fare i sondaggi, per cui basta andare su YouTube e vedere tutte le volte che io pubblico qualcosa, la scritta, e ci sono dei sondaggi. Lì vi dico i giorni in cui che non pubblico e i giorni che pubblico. Così, se ovviamente, dato che quelli che mi seguono hanno le notifiche, ovviamente non capisco perché dico sempre ovviamente le devo smettere. E niente, per cui un bel po' di giorni non ci saranno i video. Se non sbaglio, anche una settimana, per una settimana non ci saranno i video. Detto questo, da martedì prossimo, cioè da martedì che dovrebbe essere il 1° dicembre, dal 1° dicembre pubblicherò il martedì e il giovedì dalle 8 di sera, invece il sabato alle 14. Voglio spostare gli orari per il semplice fatto che così anche per me è più comodo pubblicare i video o registrarli o montarli. Per cui da martedì ci saranno i video dalle 8 e non più alle 17. Per cui vedete i 2 giorni a settimana che li pubblicherò alle 8 di sera, e invece il sabato alle 14. Dato che avevo già fatto un sondaggio sia su Instagram che su YouTube, chi ha risposto
praticamente era una via di mezzo. Certi volevano che li pubblicavo alle 14 del pomeriggio, certi lo volevano alle 8 di sera. Dato che io non sapevo cioè le ore in cui pubblicare, ovviamente ho deciso di fare così, di fare 2 giorni di sera e 1 giorno al pomeriggio. Che poi dal 1° dicembre, secondo me, no, il 1° dicembre e giovedì, ovviamente ci saranno gli ultimi 2 video che avevo già registrato. Invece gli altri, ovviamente, inizieranno i vlog dal 5 di dicembre. Detto questo, ovviamente credo che avete capito. Detto questo, volevo aprire questo pacco insieme a voi, anche se lo dovrei impacchettare perché non è mio, è un regalo. Dato che dovrei impacchettarlo, io lo apro, poi lo impacchetterò nel vlog con voi, nel prossimo vlog di Natale. Lo apriamo. È di H&M e volevo vedere insieme a voi più o meno come è fatto. Allora, perché vediamo se c'è ancora qua. Allora, dovrebbe esserci il riso anche. Beh, questo lo posso buttare. Qui dovrebbe esserci il riso per... sì, questo è il bigliettino del riso, sperando che gli va. E questa è la ricevuta, che ovviamente non posso far vedere perché ci sono i dati. Comunque, sì, c'è la ricevuta, eccetera. Dato che è un regalo, non posso dirvi neanche il prezzo. Però, allora, vediamo prima che non c'è il prezzo, ok. È un maglioncino con il fiocco, che se volete vederlo, basta seguirmi nei vlog di Natale, che lo farò vedere lì. Prima volevo vedere bene com'era fatto e poi lo aprivo insieme a voi. Comunque, da vedere sembra bello. C'era lo sconto su H&M, per cui se volete fare i regali di Natale vi consiglio di... Questo mi è arrivato dopo 2 giorni, mi sembra. Se volete fare i regali di Natale andate su H&M, che sinceramente con lo sconto che ci sono, che fanno adesso, secondo me è ottimo. Però vedremo, poi lo apriremo insieme. Così almeno. Ok. Volevo anche parlarvi di una cosa che ho sinceramente controllato. Oggi è venerdì. Io ieri stavo controllando il computer, eccetera, il canale, e ho visto una cosa che non mi è piaciuta, che adesso vi farò vedere. Praticamente è successo questo. Mi hanno copiato, mi hanno preso dei video senza il mio permesso e hanno messo questi video sui loro canali. Grazie ai miei video loro stanno guadagnando un casino di visualizzazioni su questi video che hanno messo. Adesso vi faccio vedere i 2 video che ovviamente hanno messo sui loro canali. E dato che mi sono accorta, perché stavo manettando, diciamo, il mio canale, c'è una pagina dove praticamente ti dice per il copyright. Io sono andata lì e ho visto che, cioè non lo sapevo neanche questa cosa qua, che praticamente su copyright c'è scritto anche chi ti prende i video. Cioè su YouTube ti segna se qualcuno ti ha preso i video, quale video ti hanno preso e te lo segna. E poi ovviamente tu devi segnalarlo a YouTube e segnalare per copyright che ti hanno praticamente rubato i video. A me mi hanno rubato 2 video, ma in tanti canali. Adesso saranno dei ragazzini, non lo so, perché sinceramente adesso lo trovo e ve lo faccio vedere. Comunque mi hanno praticamente rubato dei video e li hanno messi sui loro canali. Io l'ho scoperto ieri
ma credo che questi video sono già da tanto sui loro canali, ci sono rimasta veramente di merda perché sinceramente uno devi chiedere il permesso se devi prendere dei video che non sono tuoi e in più secondo me non è una bella cosa prendere dei video degli altri senza dire quella che ha fatto i video, il suo vero video. Per cui non riesco a capire. Comunque adesso ve li faccio vedere. E cioè, quando l'ho visto, non lo so. Comunque, se non sbaglio, se andate su copyright. Ok, adesso ve li faccio vedere. Allora, se andate su copyright del canale, che qua ti appare tutti i video che, in poche parole, YouTube ti segnala che le persone ti hanno rubato praticamente il video del tuo canale. Io ne ho un bel po', cioè dovrebbero essere 11, cioè guardate quanti video mi hanno preso. E mi sono accorta adesso, io ovviamente ieri li ho segnalati tutti e ho segnalato per copyright e mi hanno rubato i video. Praticamente mi hanno rubato questi video qua, che adesso vediamo se me li fa vedere. Proviamo a vederne uno. Adesso non so, ovviamente c'ho le cuffie per cui non posso. Comunque mi hanno rubato questo video qua che ho messo io sul mio canale, in poche parole, dove faceva ridere questo video, l'avevo messo sul mio canale. Loro stanno guadagnando tante visualizzazioni. Adesso io mi sono accorta, questo è già del 2017. Questo qua ha guadagnato 600 visualizzazioni grazie al mio video. Però me l'hanno praticamente preso sul mio canale. E non solo lui, ce ne sono altri. Diversi, ovviamente i canali sono diversi. Comunque tutti questi video me li hanno praticamente presi. E poi ce n'è un altro che è questo. Se riesco a farvelo vedere. Dove qui è ancora più brutto perché c'è la mia faccia e la mia voce. Per cui adesso vediamo se riesco. Qua c'è un video dove ci sono io. Praticamente al minuto, ok, questo minuto qua, cioè praticamente ci sono io, c'è la mia faccia, il mio nome, eccetera, dove io avevo sponsorizzato questi, cioè dove questi ragazzi mi avevano sponsorizzato, per cui ci sta. Però sinceramente volevo che me lo chiedevano di prendere il mio video e non di prenderlo senza chiedermelo, perché sinceramente YouTube me l'ha segnato come copyright, cioè che loro mi hanno preso il video sul mio canale senza dirmelo. Cioè, ok che mi fa piacere che hanno parlato di me, eccetera, per cui non è che dico che è una cosa brutta questa. L'unica cosa che preferirei che i video presi del mio canale vengono chiesti a me e non presi per metterli poi nel canale degli altri, tipo questo qua, questa coppia qua ha preso un pezzo del mio video e l'ha messo nel suo canale e così hanno, diciamo, adesso hanno 344 visualizzazioni, in poche parole. E questo era il video. E poi c'erano altri, sempre gli stessi, che quello che avevo messo io sul canale. Comunque io non lo sapevo che che YouTube ti segnala i video che ti rubano le persone su YouTube e puoi anche, io ovviamente ho richiesto di rimuovere tutti i video che hanno messo, adesso è in corso di revisione. Perché io avevo già fatto una richiesta di rimozione di tutti i video che mi hanno rubato.
e ho chiesto la rimozione. Adesso sono in corso di revisione tutti questi qua. In poche parole. Comunque, ci sta se mi prendo, se diciamo dici una cosa bella, tipo come hanno fatto quelle coppie lì che vi ho fatto vedere prima, ci può stare, però secondo me dovrebbero prima chiedere il permesso se possono prendere il mio video che c'è sul canale e metterlo nel loro canale, secondo me. Perché prendere un video e metterlo nel canale senza il permesso, secondo me non è una cosa bella. Però, a parte questa coppia qua, l'unica cosa che a me non è piaciuto è che questi ragazzi, che vi ho fatto vedere prima, di sicuro saranno tutti ragazzi, hanno preso questo video che durava un minuto, che è sul mio canale, adesso non ho un altro telefono per farvelo vedere, però se andate sul mio canale si vede. Io, il titolo è "Ma quanto è scemo". Se andate sul mio canale, scrivete "Ma quanto è scemo", vedete questo video di un minuto dove ci sono questi ragazzi che fanno uno scherzo al proprio, diciamo, amico, e c'è sul mio canale, no? E non mi è piaciuto che questi ragazzi qui hanno praticamente rubato il mio video senza la mia autorizzazione, senza prenderlo. Io ovviamente qua c'è scritto 2017, 2020, sono video che ormai avevano già pubblicato, io non so perché ho scoperto adesso che si può vedere se ti rubano i video, sinceramente, boh. Comunque non è una bella cosa e volevo parlare anche di questo perché sinceramente non è una cosa che si fa. Se volete un video, prima chiedetelo alla persona che ha fatto il video e poi vedete se davvero è disposta a darvelo oppure no. Perché rubare una cosa che non è tua, io non ci sto, secondo me. Non è capitato solo a me, ma anche altre persone che io seguo, che molte persone l'hanno anche detto, che gli hanno rubato dei video e lo sapevo già questa cosa qua. Però andando a vedere ieri sul copyright del mio canale, ho scoperto questi video che hanno, diciamo, pubblicato nei loro canali. Questo è quello che è successo ieri, in poche parole. Comunque, oggi è venerdì. In teoria, domani, che è sabato, il vlog dovrebbe essere pubblicato alle 5. Se riesco, lo pubblico alle 5. Se no, lo pubblicherò alle 8, dipende se riesco a montarlo o no, perché io oggi voglio uscire, voglio andare ad acqua e sapone e andare a fare altre cose, perché devo fare delle cose di Natale, praticamente qualcosa di Natale, solo che non so se vado, adesso vedo se mai riprendo, adesso vedo più o meno. Credo che questo vlog durerà un bel po' a confronto dell'altro. Però vabbè, dai, ogni tanto secondo me ci sta che viene fatto un vlog che dura tanto, più o meno. Vabbè, vi ho detto tutto, spero di avervi detto tutto. Niente, se esco vi faccio vedere dove andiamo, se no vi faccio vedere quello che faccio, un pezzettino per finire, diciamo, il vlog, perché se no, invece di risultare un vlog, risulta un vlog, diciamo, chiacchierino, in poche parole. Vabbè, comunque, ci vediamo dopo, che ho parlato fin troppo.
alla fine siamo andati al Bennett perché ormai era già troppo tardi per andare a acqua e sapone. Abbiamo comprato due cose: un pane, poi stasera facciamo la pasta ai funghi. Poi ha preso questi qua per la benzina. Poi ho preso i snack, pollo e formaggio al mio cane. Infatti è già lì che lo vuole. Adesso te li do. E poi questi, che ovviamente non bastano, ne abbiamo presi due. Comunque facciamo la pasta ai funghi. In totale 19,48, questo è il prezzo. Adesso gli do gli snack e vediamo come fa. Li apri? Così almeno me ne do uno. Cos'è? Ta-dam! Gnam gnam! Gli snackini al pollo e formaggino! Per Candy, che non aveva neanche i biscottini. Adesso ti do la fuga. Sì, ma non devi ma se li riesci ad aprire, magari ci mette 3 anni per aprire un pacchettino. Cioè 3 anni per aprire un pacchettino. Guarda che fatica per aprire. Allora, mamma mia, lei aspetta e lui ci mette 3 anni. Ce la farà, ce la farà. Poi devi dirglielo. No, capisci. Dai. Ti piacciono? Sono buoni? Ne vuoi un altro? E appunto. Guardate, gli direi che gli piacciono i biscottini approvati. Basta. Ciao. Yeah.